Quali sono i principali errori o le principali negligenze o le principali abitudini scorrette che noi abbiamo quando lavoriamo su un'organizzazione, su un'azienda? Qual è il tuo punto di vista su, il tema della sicurezza in questo momento e in particolar modo nell'ambito delle abitudini? Cioè, cosa sono queste abitudini che vanno a influenzare quello che è l'ambito della sicurezza personale e nella vita di un'azienda? Ma sai, al di là del tema sicurezza, io partirei da una riflessione di questo periodo proprio contingente, come hai detto tu, è una situazione in cui ci siamo caduti dentro, inaspettatamente anche, e possiamo sfruttarla o per migliorare il nostro futuro, e quindi pianificare una ripartenza migliore di prima. Ma soprattutto io la sfrutto anche per analizzare molto gli errori che abbiamo commesso nel passato, quindi autoanalizzarci e capire come non commetterli in futuro. Anche questo è un buono spunto di riflessione. E credo che questa emergenza virus ci stia insegnando tante cose, perché ha messo in evidenza qualche nervo scoperto. Abbiamo scoperto, ad esempio, che abbiamo una scarsa cultura della prevenzione. E la seconda cosa che abbiamo scoperto è che abbiamo una scarsa propensione, una scarsa attitudine alla gestione dell'emergenza. Perché prevenire, fare prevenzione, ricordo adesso, mi sono divertito come fai tu a vedere sul vocabolario, prevenire significa arrivare prima di qualcuno, significa pervenire a una soluzione prima che un qualcosa accada, e mi sembra che non sia stato fatto tutto sommato, perché abbiamo aspettato l'evidenza sul campo, gli effetti tragici di questo virus per cominciare a muoverci qualcosa. Non parlo tanto di gestione a livello governativo, che forse si sono mossi in modo adeguato, però come popolazione, se io devo analizzare dal punto di vista sociale, abbiamo avuto più di qualche problema. Se non altro, anche a rispettare le disposizioni in caso di emergenza. Quindi il lato positivo che io vedo su questa situazione, il tunnel dell'uscita, sarà sicuramente un miglioramento della nostra cultura, perché questa volta non si tratta di parlare di azienda A o azienda B, oppure dei lavoratori A o lavoratori B, ma ci ha preso questo virus trasversalmente, ricchi, poveri, colti, meno colti, qualsiasi categoria, lavoratori e non lavoratori, per cui è una cosa che ci fa riflettere, e io conto molto che alla ripresa potremmo avere un cambio di paradigma decisivo, e quindi avere un'idea più precisa di come comportarci. E in questa emergenza, in questa ripartenza, le aziende avranno un ruolo principe, avranno l'onore di essere le prime che potranno dimostrare di mettere in campo non soltanto adempimenti formali. L'altra volta dicevamo non vale la sicurezza solo formale, solo dimostrata con i documenti, ma anche sul campo. Il virus, purtroppo, come tanti altri rischi, ha un grosso vantaggio su di noi, è il 100% di invisibilità, quindi può cogliere ogni nostro passo falso, ogni nostra carenza sul comportamento. E carenze sul comportamento, converrai con me, ne abbiamo viste tante. Ma allora, sotto questo punto di vista, Fabio, mi viene da dire, anche qui, tu che comunque, insomma, da sempre, insomma, vivi il mondo all'interno dell'azienda, oggi lo vediamo insieme da fuori, ma quali sono, diciamo così, dico gli errori, le cose che magari vengono fatte anche, dico in buona fede, ma che poi in realtà la buona fede qui non c'entra nulla, che però ci mettono nelle condizioni di non essere, di non fare prevenzioni. Quindi di quali fattori stiamo parlando? Sì, allora, prima di parlare dei fattori, che è una discussione prettamente rivolta verso l'azienda, volevo far evidenziare che comunque questa emergenza ci ha fatto dimenticare che uscivamo da un biennio 2018-2019 in cui gli infortuni erano in crescita, in cui gli infortuni mortali erano in crescita, e anche le malattie professionali. E se andiamo a vedere, perché io intanto vado a studiare le informazioni
delle sentenze di condanna, il 90% di queste condanne, di queste infrazioni commesse, dipende da fattori comportamentali. Dimentichiamo che abbiamo perso non più di 2 mesi fa due macchinisti del treno. Non mi esprimo su questa cosa perché c'è ancora un'indagine in corso, ma faccio presente che 20 anni fa è successo un grossissimo incidente aereo all'aeroporto di Linate, e anche in quel caso non c'è stato un guasto tecnico, non c'è stato un cedimento strutturale, ma un comportamento tecnico, cioè un comportamento sbagliato dove non si sono seguite delle procedure. Quindi significa che era stato immesso in campo un adempimento formale, ma non si è seguito. Allora, per rispondere alla tua domanda, praticamente bisogna capire errore, cioè quando sbaglio commetto un errore. Anche qui il significato di errore significa errare, cioè cambiare strada, andare in una direzione diversa da quella che mi ero prefissa. E la direzione che ci dobbiamo tutti prefiggere è di seguire un comportamento corretto. Per fare questo, praticamente ci viene in aiuto il teorema di Reason. Il teorema di Reason dice che gli errori sono di due tipologie praticamente. Abbiamo l'errore attivo e l'errore latente. L'errore attivo è quello che commette l'operatore, quindi la persona che sta più a contatto con il rischio, e quindi ha un effetto immediato. Posso farmi male subito o ho un riscontro immediato. Pertanto è l'errore a cui anche più siamo più sensibili, perché vediamo direttamente il pericolo. L'errore latente è qualcosa di più subdolo, perché l'errore latente solitamente è commesso da un'organizzazione con delle procedure imprecise, e lascia sul campo non un pericolo immediato, perché non dà l'effetto subito, però si replica insieme ad altri fattori latenti e può causare un infortunio più avanti nel tempo, quindi è molto subdolo. Io chiederei alla regia di farmi evidenziare la immagine numero 1, che praticamente rappresenta la teoria inventata da James Reason, che è un professore di psicologia inglese, ormai in pensione, ma facendo uno studio attento negli anni 80 e 90 su incidenti aerei e incidenti ferroviari, ma anche industrie di processo, dove i pericoli di comportamenti errati sono molto evidenti, ha trovato questo modello che rappresenta in modo realistico quello che può succedere nelle aziende. Allora, la freccia rossa che vedete è una freccia che collega il punto di pericolo, cioè se io mi trovo in un luogo che rappresenta dei pericoli di incolumità o utilizzo un'attrezzatura pericolosa, utilizzandola o permanendo in quell'ambiente posso arrivare ad avere dei danni, provocare un incidente o avere delle lesioni personali. Cosa accade in azienda o in qualsiasi organizzazione? Vengono interposte delle barriere, che sono degli strumenti organizzativi che impediscono alla traiettoria di giungere al punto di arrivo, cioè l'incidente. E andiamo a identificarli. Ecco, Reason li ha identificati molto simpaticamente con delle fette di formaggio, che vedete di Emmental per la precisione, e è simpatica la cosa, dai, anche simpatica. È molto simpatica, sì, però ha un valore molto profondo. Ognuna di queste fette rappresenta un aspetto organizzativo della mia azienda, per cui la prima potrebbe essere il come mi sono organizzato, di quale struttura mi sono dotato, di quali figure ho responsabilizzato e come viene veicolata la comunicazione in azienda. La seconda fetta potrebbe essere una barriera opposta con la formazione, quindi vado a sensibilizzare gli operatori al pericolo che corrono e anche sulle metodologie per evitarlo. La terza potrebbe essere costituita dalla sicurezza macchine, attrezzature, quindi io doto le mie macchine o le acquisto già dotate di perimetri di sicurezza e barriere per distanziarmi dal pericolo. Un'altra fetta potrebbe essere i dispositivi di protezione individuale, quindi l'assegnarli, verificare che siano adeguati, mantenerli in stato di efficienza e garantire che l'operatore li passi.
Cosa succede? Ecco, la cosa simpatica è che l'Emmental, vedete, ha dei buchi che rappresentano le falle del sistema. Se ognuno di queste misure ha delle irregolarità, ad esempio nell'organizzazione posso individuare in modo poco chiaro le figure di responsabilità e quindi c'è un po' di confusione organizzativa, posso avere delle macchine non a norma, posso non dare o dare dei dispositivi di protezione che non sono adeguati, chiaramente il giorno in cui c'è la concomitanza, cioè tutti i buchi sono allineati, accade l'infortunio, accade l'incidente. Questo è un po' quello che avviene in azienda. Sotto questo punto di vista, allora, stavo leggendo il commento che ho fatto a un post che tra l'altro abbiamo fatto uscire proprio questa mattina, per in qualche modo rafforzare il contenuto, il contributo che tu avresti dato questa sera. E ho scritto: le abitudini, care abitudini, a volte sono delle trappole perché ci fanno fare le cose senza pensare. Quindi, era un modo poco tecnico, ma mi auguro di facile comprensione, per dire che ci sono tanti fattori che vanno a incidere sul fatto che poi noi arriviamo ad avere un infortunio o comunque una situazione indesiderata. È chiaro che un'organizzazione, un'azienda, una persona può definire, come abbiamo parlato, delle procedure, dei protocolli, mettere delle attrezzature o dei strumenti o delle apparecchiature di contenimento, ma poi se io mi lascio prendere da questi fattori che riguardano più l'aspetto attitudinale che noi abbiamo chiamato delle abitudini, scopriamo che entriamo dentro questo formaggio, questo buco dell'Emmental, e questi protocolli, tutte le azioni che abbiamo fatto sostanzialmente non serviranno più a niente. Allora, la domanda che a questo punto mi verrebbe da farti è: ma un'altra volta, in base alla tua esperienza, quali sono i principali errori o le principali negligenze o le principali abitudini scorrette che noi abbiamo quando lavoriamo su un'organizzazione, su un'azienda? Tra l'altro, Matteo, scusa se ritorno indietro, ma la cosa curiosa e abbastanza realistica è che alcune di queste fette di formaggio rappresentano degli errori attivi, quindi dentro ci sono anche gli errori che può commettere l'operatore. Però se dietro questo comportamento sbagliato ho un'organizzazione, ho dei dispositivi di protezione individuale, magari succede qualcosa, ma ne sono protetto. Quindi la peggiore situazione che si possa verificare è che non esista nessuna barriera, perché mi comporto male, ho un'organizzazione che me l'ha concesso, ho la sfortuna anche di avere una macchina pericolosa e quindi mi infortuno. Però ecco, se dobbiamo analizzare, vi sarete tutti resi conto che la maggior parte di queste barriere dipendono dal comportamento di ognuno di noi. Regia, per favore, immagine 2, se ricordo giusto. Sì, perfetto. Allora, queste sono i 12 fattori di comportamento sbagliati che possono causare degli infortuni. Non è detto che ci debba essere l'uno o l'altro, ma può essere anche una sfumatura tra di esse, quindi un mix. Non è mai detto, ci può essere una o più cause. Andiamo a vederle una ad una e per ognuna di loro magari vi dico anche qual è l'accorgimento per poter evitare che questa mancanza possa causare degli incidenti. Abbiamo sicuramente la mancanza di comunicazione, mancanza o carenza, perché molto spesso le informazioni sulla sicurezza, sui pericoli, vengono veicolati, ma vengono veicolati in modo improprio. Quindi qua sicuramente dobbiamo intervenire sulla formazione e soprattutto l'uso degli strumenti, come si diceva qualche sera fa, abbiamo affrontato l'argomento tecnologia e al giorno d'oggi non abbiamo scusanti perché esiste ancora il supporto cartaceo, ma siamo associati da mail, alla quale ormai siamo abituati, ma in fabbrica, nell'industria, negli impianti si usa ormai correntemente lo smartphone, il tablet
oltre che sistemi wireless per la comunicazione degli errori o delle istruzioni agli operatori. E poi abbiamo l'eccessiva confidenza, che vuol dire un autocompiacimento degli operatori sulla propria esperienza. Questo è un problema che riguarda il personale con elevata anzianità, che è compiaciuto del bagaglio culturale che ha acquisito e raramente lo trasmette alle persone più giovani o agli altri, anche per un motivo di orgoglio. Quindi anche qua bisogna lavorare molto su formare una cultura dell'errore, nel senso che senza un bagno di umiltà, in sostanza, chiunque può sbagliare, anche se sono una persona esperta, anche se mi manca un giorno ad andare in pensione, per dire. Poi abbiamo la mancanza di conoscenza, che è una cosa che può colpire tutti, nessuno nasce imparato, quindi qualche nozione ci può mancare, e qua lo strumento indispensabile è l'introduzione di standard di lavoro e istruzione operativa. Tra l'altro questa è una cosa che mi insegni anche tu nella Lean Production, nell'approccio Lean, serve tantissimo per aumentare l'efficienza. Diciamo così, che è un pilastro di chi fa attività di miglioramento di organizzazione, cioè definire procedure, definire degli standard. Sarei curioso, Fabio, sapere dall'altra parte, visto che ci sono diverse persone che questa sera stanno seguendo questa nostra diretta, nelle loro esperienze, diciamo così, personali, che tipologia di infortuni o tipologie di situazioni non positive hanno vissuto nelle proprie esperienze? Cioè, adesso noi stiamo raccontando quelle che sono, su base ovviamente statistica generale, le cause maggiori che portano a una situazione di non sicurezza o addirittura infortunio. Mi piacerebbe che qui sotto ci fosse qualche commento su dire se vi è mai capitato una situazione del genere e che tipologia di infortunio si trattava. Per esempio, nell'ambito della mia esperienza, una delle cose che ho maggiormente visto nelle aziende riguarda l'utilizzo, Fabio, dei carrelli elevatori. Allora, adesso la domanda è: ma tutte le aziende hanno dei mezzi di trasporto interni, muretti, carrelli, chiamiamoli come vogliamo? Direi la stragrande maggior parte, probabilmente qualcuna no, perché se dall'altra parte ci sta ascoltando un commerciante, un negoziante, probabilmente avrà il traspallo manuale, non avrà un mezzo motorizzato. Ma se già iniziamo a parlare di un'azienda che ha un magazzino, un minimo di logistica, probabilmente un mezzo motorizzato, elettrico o non elettrico, ce l'ha. Ecco, io dalla mia esperienza devo dire che sotto questo punto di vista ho visto diverse situazioni, diciamo così, che si sono scaturite proprio in infortunio, piuttosto che situazioni che si sono evitate, diciamo così, per veramente un po' di tanta fortuna, ecco, un po' di fortuna. Quindi io a questo punto mi verrebbe da chiederti, sotto questo punto di vista, per esempio, tu che tipo di consigli potresti dare o darci? Allora, hai parlato di Transpallet, che anche nel caso del manuale non è da sminuire comunque il problema del pericolo, del rischio, perché comunque sì, non ho il pericolo elevato di un mezzo motorizzato che mi può applicare una forza elevata sul corpo, però posso caricarci comunque in pilare del materiale, e se non ho sufficiente accortezza nel gestire e capire il baricentro del carico e impilare fino a un certo livello, può accadere che il carico si sbilanci, può accadere che non ho molta dimestichezza con la conduzione e nel fare una curva si rovescia il carico. Quindi trasmetto questo rischio dalla mia incolumità all'incolumità del mio collega che sta nel reparto e lavora e non sospetta assolutamente che io gli possa rovesciare il carico. Quindi sicuramente una delle prime azioni è procedure di lavoro, formazione e soprattutto dialogo tra le maestranze, perché molto spesso gli operatori, i lavoratori, non dimentichiamo, vedono le condizioni di pericolo, ma tacciono, stanno zitti, perché ci sono degli ordini gerarchici, magari perché viene deriso dal collega,
magari perché portare il dispositivo di protezione individuale intanto non lo porta nessuno perché devo metterlo io. Cioè, uno si fa intimorire da queste situazioni. In fabbrica ci deve essere condivisione di obiettivo. Iniziare un progetto, un'attività, una movimentazione con dei briefing, ma non è importante solo il briefing iniziale. Molto spesso si fa la riunione di partenza, ma non si fa il debriefing. Alla fine, quando si chiude il cantiere e si dice ragazzi, qua abbiamo sbagliato, A, B, C, è andata bene su questo e quell'altro motivo, ma abbiamo sbagliato. Cerchiamo di regolarci per il futuro e troviamo anche le contromisure. Questi sono gli strumenti che mancano, non gli adempimenti formali. Quasi tutte le aziende acquistano cartelli, fanno valutazione dei rischi, comprano anche macchine sicure. Però questi, forse l'ho detto anche l'altra volta, queste azioni qua vengono completamente vanificate se non abbiamo assertività, non abbiamo consapevolezza, non abbiamo comunicazione. Una persona deve sentirsi libera di comunicare una situazione di pericolo e deve essere ascoltata dalla direzione. Quindi ben venga, qualche sera fa abbiamo fatto un esempio in cui un direttore di stabilimento è sceso in fabbrica a vedere come si fa una determinata cosa. Questo è un grande messaggio per i lavoratori. Cristian l'altra sera diceva che l'ambiente di stampo tayloristico prevedeva addirittura dei palazzi che si sviluppano in altezza perché la direzione deve stare sopra e non a contatto con i lavoratori. Questa cosa è sbagliata in lean manufacturing, ma è sbagliata anche in lean safety. In sicurezza non si fa così, si fa condivisione. Non a caso abbiamo dato vita insieme a una nuova, diciamo così, a un nuovo filone di opportunità, di servizio, anche di proposte che appunto abbiamo chiamato, come hai detto te, insieme lean safety, cioè l'unione, la condivisione delle metodologie, dei pensieri, di questa filosofia di cui noi ci facciamo promotori nell'ambito della sicurezza. Devo anche dare seguito a Stefano, che ringrazio, che ci ha portato anche la sua esperienza, dove dice ho lavorato per la maggior parte della mia carriera in aziende multinazionali dove appunto queste metodologie di cui noi, Fabio, promuoviamo sono pane quotidiano. E quindi è chiaro che chi ha avuto la fortuna, la bravura, come Stefano, di essere inserito o comunque avere la possibilità di lavorare su aziende che hanno questa tipologia di formamenti o di formazione, ne ha beneficiato sotto tutti i punti di vista, però non è sempre così. In particolar modo, penso che sei d'accordo con me, nella piccola, media impresa, addirittura micro, a volte veramente questi concetti che dovrebbero essere di primaria importanza, cioè di criterio uno, sono criteri che quasi ultimi, ecco. Quindi il messaggio che noi questa sera volevamo portare insieme con te era che l'ambito della sicurezza in generale è un aspetto anche culturale. Quindi non è solo procedure, non è solo strumenti, non è solo cartelli, non sono macchine sicure, ma è un insieme di cose di cui noi cerchiamo di sensibilizzare e di essere fautori. Posso fare un appunto giusto per andare in chiusura? Fare sicurezza, fare prevenzione non vuol dire avere infortuni zero e quindi stare fermi. Non vuol dire questo. Vuol dire andare a scovare i comportamenti pericolosi. L'ingegner Heinrich, ingegnere americano, nel 1939 ha fatto uno studio analizzando 75.000 casi di incidenti e su questi 75.000 casi ha evidenziato statisticamente, mediamente, per ogni infortunio mortale ci sono 29 infortuni non gravi, 300 near miss, che sono i mancati incidenti, i mancati infortuni, e ben 3.000 comportamenti rischiosi. Cosa significa? Che comportamenti pericolosi, come dicevamo prima, ne vengono commessi tutti i giorni, ma non per questo accadono degli incidenti, perché non sono sufficienti, in quanto ho già le altre barriere. Però questi si sommano e diventano, se non accade nulla, diventa una comoda abitudine per il lavoratore, che continuerà a reiterarla insieme ai suoi altri colleghi e salteranno di livello finché succede qualcosa di più grave. Allora accadranno 300 incidenti
senza conseguenze, fino ad un certo punto in cui da questa sommatoria accadrà sicuramente un infortunio con lesione lieve e poi accadrà l'infortunio mortale. Questo quindi fare sicurezza significa intervenire sulla base della piramide, sulla parte arancione, sui 3.000 casi di mancato comportamento. Questo sbaglia. Molte aziende aspettano che accada l'infortunio per porre in atto delle contromisure. Le contromisure vanno al primo livello, quando mi accorgo del comportamento. Ora sto dicendo una cosa che sembra scontata e sembra molto facile da adottare, ma in realtà non lo è, e quindi ci vuole l'impegno di voi datori di lavoro, voi imprenditori, di noi professionisti della sicurezza e dei lavoratori. Ecco perché ci vuole condivisione. Allora, Fabio, devo dire che insomma, un'altra volta ti faccio i complimenti perché sei riusciti, siamo riusciti, ma in particolar modo te, a veramente mettere in piedi in 30 minuti un concentrato di informazioni, ma di altissimo valore. E te ne sono veramente grato e onorato e ritengo, e quindi grazie insomma di questo tuo contributo. Grazie a voi. Io mi sono segnato tre cose per stringere, se devo portarmi in casa un messaggio comunque da poter condividere già domani mattina o la prossima settimana con le persone che conosco, con i miei colleghi, con i miei amici, con gli imprenditori, mi sono segnato. La prima cosa è il dialogo, cioè parlare di più rispetto a quello che stiamo facendo oggi di questo tema. E anche, scusa, impostare un programma di rinforzo positivo alle conseguenze. Quindi quando mi comporto bene, devo dare la pacca sulla spalla, devo non premiare in senso economico, però il complimento e evidenziarlo, enfatizzare questo comportamento, vale molto di più che dare una punizione. Perché quindi, l'aspetto punitivo è come per la strada, noi possiamo avere tanti autovelox, possiamo rischiare la multa, però vedo che la gente comunque si ammazza, comunque corre forte. E per fare questo c'è bisogno assoluto di fare formazione personalizzata, quindi come possiamo sensibilizzare di più a partire da noi stessi, a tutte le persone che collaborano nella nostra azienda, passando tramite la formazione. Ma non la formazione intesa come formazione obbligatoria, no, una formazione che abbiamo ritenuto utile per la nostra azienda per lavorare meglio in salute con un benessere che cresce per produrre di più. Allora, la formazione, scusa, dopo chiudo, ma l'argomento è abbastanza interessante, insomma, andrebbe sviluppato. La formazione non è mandare le persone in aula ed attendere l'attestato, perché molto spesso vedo questo. La formazione è investimento anche da parte dell'imprenditore, perché deve costruire il corso insieme al docente, deve personalizzarlo, deve muovere emozioni al lavoratore, solo in quel caso allora si sente coinvolto e vede la sua opera in fabbrica e quindi apprenderà e acquisterà consapevolezza.